Continuiamo il nostro viaggio all'interno della teologia spirituale e muoviamo i passi dall'ultimo tema che avevamo trattato insieme, ovvero quello del discernimento spirituale, legando adesso un altro elemento fondamentale della nostra tradizione cristiana, ovvero l'accompagnamento spirituale o la direzione spirituale. Un elemento che caratterizza la tradizione cristiana, ma non solo. Fa parte della realtà religiosa e quindi anche delle altre religioni esistenti, quella ebraica, quella musulmana, quella induista, quella buddista e tanti altri esempi dove appunto nel cammino, nell'itinerario di crescita e di trasformazione e di cammino dentro appunto dei percorsi spirituali, ecco che emerge l'importanza e il valore della guida di colui che ci cammina accanto, di colui che ci indica la strada. Dunque, davvero l'accompagnamento e la direzione e la guida è un elemento interessante da registrare presente in tutte le religioni o in gran parte delle religioni. Anche quelle più potremmo dire autoreferenziali, nate soprattutto nel mondo contemporaneo, quelle realtà che potremmo dire riguardano la New Age, riguardano così una concezione di percorsi spirituali dove io sono chiamato a prendermi cura di me e a star bene attraverso, potremmo dire, dei passaggi di crescita. Bene, anche lì spesso poi chi in qualche modo istruisce o chi permette di fare dei passaggi comunque sono delle figure che si dichiarano guide, che si dichiarano, no, punti di riferimento. Quindi sicuramente ecco, quello della guida spirituale e dell'accompagnamento spirituale è un elemento costante nella realtà religiosa. In ambito cristiano assume davvero una grande importanza, pur dovendo fare subito una premessa teologica e essenziale, ovvero noi come cristiani crediamo certamente che abbiamo un unico Padre, che è appunto Dio Padre, Padre di Gesù Cristo, come Gesù ci ricorda, non chiamate nessuno Padre. Abbiamo un unico Maestro che è Gesù nostro Signore, il quale appunto mi chiamate Maestro, Signore e dite bene perché lo sono, e quindi lui stesso si riconosce in questo ruolo, in questa figura, e abbiamo appunto un unico Spirito, che è lo Spirito Santo di Dio che guida i nostri cuori e le nostre coscienze. Quindi certamente la realtà trinitaria e la realtà divina è la protagonista principale e essenziale della nostra crescita spirituale. E è importante fare questa premessa perché tutti coloro che poi sono chiamati a svolgere appunto un ruolo di accompagnatori e di guide non devono dimenticare che appunto sono strumenti dell'azione dello Spirito, sono in qualche modo riflesso e immagine dell'azione di Gesù come maestro e pastore, sono appunto una piccola espressione della paternità assoluta e inimitabile, inalienabile, che è quella di Dio Padre. Dunque, detto questo, quindi considerato il fatto che ogni anima, ogni cuore cristiano e non solo, ogni cuore umano è guidato dallo Spirito, una dinamica trinitaria, detto questo è vero appunto che a volte dentro questa realtà ci si nasconde per in qualche modo poi fare da solo. Quindi poiché lo Spirito è colui che mi guida, a volte si cade nell'errore di credere che possiamo fare senza, no, qualcuno che ci accompagni e ci guidi.
E in realtà l'esperienza dei santi, anche di grandi santi che ricevevano visioni, che ricevevano esperienze mistiche profonde, che avevano un colloquio personale e costante con Cristo Signore, con la Madonna, con altre appunto manifestazioni dell'amore divino, eppure non hanno mai fatto a meno di ricorrere appunto alle guide spirituali. Quindi penso a Teresa d'Avila, a Giovanni della Croce, a Francesco di Sal, penso a tanti altri che a loro volta erano padri e maestri, però non facevano in qualche modo così l'errore di credere di potersi autoguidare. Certo, ci sono dei momenti, dei passaggi della vita in cui magari è lo spirito stesso, no, che ci guida senza, potremmo dire, l'aiuto evidente di qualcuno che ci sia accanto. Ma dall'altra parte, fin dai primi passi, i primi episodi della storia cristiana, vediamo come è importante sottomettersi alla guida di qualcuno mandato da Dio stesso. E il prototipo, potremmo dire la figura biblica di riferimento in questo senso è Anania, che appunto viene chiamato dal Signore ad accogliere Saulo, che sulla via di Damasco ha ricevuto appunto questa visione, questa manifestazione, questa teofania, e Dio stesso gli chiede proprio di accompagnare il futuro Paolo al recupero della vista e a ricevere il dono del battesimo. Ecco, è significativa appunto la persona e la figura di Anania, perché proprio ci dice come San Paolo, che riceve un dono, un'esperienza mistica e teofanica unica e certamente stravolgente e coinvolgente, comunque anche lui è chiesto di appunto recarsi da Anania e lì sottomettersi o comunque no, lasciarsi guidare da quest'uomo. E quindi Anania diventa proprio l'immagine di tutte le guide spirituali, di tutti gli accompagnamenti spirituali. Da quel momento in poi vastissima è la tradizione che ci parla proprio del valore di questa realtà, dell'accompagnamento spirituale. Maestri di tutto questo sicuramente furono i padri del deserto, Antonio e dietro a lui tanti altri, e infatti vennero sempre ricordati con l'appellativo di Abba, Abba Antonio, Abba Poimen, Abba Macario. E i vari personaggi appunto del deserto, i quali nella loro solitudine, nel loro ascetismo, nella loro cella, dopo ore di preghiera, dopo digiuni, ricevevano discepoli e persone che arrivavano alla porta della loro cella per chiedere un consiglio e per chiedere una luce. Grande la tradizione di questo insegnamento, dalla quale poi attingeranno tutti gli altri maestri che appunto vorranno suggerire qualcosa a riguardo di questo tema. E dopo appunto i padri del deserto, sicuramente Giovanni Climaco ci parla dell'accompagnamento spirituale, della guida spirituale, così come altri autori, Benedetto, e poi Bernardo e poi tanti altri. Ad oggi la letteratura e la bibliografia riguardo a questo tema è molto in qualche modo abbondante per varie ragioni, non ultima appunto come dicevamo rispetto al tema del discernimento spirituale. Certamente il Magistero di Papa Francesco ha rimesso con forza al centro il valore del discernimento e quindi anche il ruolo della guida spirituale e dell'accompagnatore spirituale. Ci sono degli autori contemporanei che hanno dedicato diverse pubblicazioni a questo tema, sicuramente André Loup
che ha scritto appunto questo libro Generati dallo Spirito, dedicato proprio alla realtà dell'accompagnamento spirituale, e un monaco morto pochi anni fa e che veramente ci ha lasciato un grande insegnamento. Così altre pubblicazioni contemporanee, diciamo anche manualistiche, quindi che ci presentano un po' gli elementi essenziali della direzione spirituale dell'accompagnamento, quindi Arnaldo Piglia, La direzione spirituale, sicuramente un libro ben fatto, così come anche quest'autore, Fernandez Carvajal, La direzione spirituale, e poi altri autori, un altro manuale molto fatto bene è La direzione spirituale di Mendizabal, teoria e pratica. Non da ultimo anche Don Giuseppe Sovernigo, ci lascia diversi insegnamenti riguardo alla direzione spirituale, in particolare appunto legati anche agli elementi, potremmo dire, di un accompagnamento a 360 gradi, quindi che prevede anche una formazione psicologica, umana e nella gestione anche della relazione e del colloquio. Ora, riguardo a questo tema, sconfinato e immenso, e forse la trattazione più completa e storica della direzione spirituale, edita dalla Morcelliana, e l'autore è Giovanni Filoramo, Storia della direzione spirituale su 3 volumi della Morcelliana. Ecco, dicevo, di questo tema tante cose si possono dire, suggeriamo gli elementi fondamentali che ci permettono appunto di descriverne le basi dal punto di vista teologico e poi suggeriremo, diciamo, alcuni brani di uno dei più, potremmo dire, conosciuti padri spirituali della storia della spiritualità, che è Francesco di Sal, e il suo rapporto che ebbe con Giovanna di Chantal, che sicuramente è di riferimento perché assume le varie sfumature della paternità, dell'amicizia, dell'amorevolezza, della fermezza, dell'onestà, dell'umiltà e tante altre caratteristiche. Partiamo dal descrivere le qualità di una buona guida. E come avete sentito, diverse sono le sfumature, quindi si dovrebbe fare anche una trattazione riguardo al linguaggio che più preferiamo, se quello appunto in qualche modo riguardante la dimensione di guida, e quindi di colui che la guida ovviamente esprime qualcuno che cammina avanti o anche se di fianco indica la strada. Suggerisce il passo, oppure l'accompagnatore, che appunto è magari un termine che esprime di più la vicinanza a fianco più che davanti, oppure quella di padre, che sicuramente comporta una relazione ben più profonda, soprattutto richiama proprio alla dinamica della fecondità, del generare e quindi di colui che il Signore ci manda perché possiamo portare frutti abbondanti. L'altro dato, quindi, oltre a quello terminologico, che appunto possiamo usare direzione spirituale, accompagnamento spirituale, guida spirituale, paternità spirituale, vanno tutte bene, specificando appunto e mettendoci in guardia rispetto a dei rischi che poi vedremo. Certamente appunto quello che oggi possiamo riconoscere è che c'è, ahinoi, una scarsità, povertà rispetto a questo ruolo che in qualche modo non sa rispondere a invece una sete abbastanza palpabile rispetto
agli uomini e alle donne del nostro tempo. Ecco. Cosa cerca l'uomo del nostro tempo? Cosa cerca il giovane? Cosa cerca anche l'adulto, il padre, la madre di famiglia, colui che si avvicina o si riavvicina, riscopre il valore della preghiera? Spesso cerca proprio appunto una guida, un accompagnatore, qualcuno che gli possa suggerire. A volte forse cerca qualcuno che si possa sostituire a lui, che quindi faccia per lui la strada, no? Questo vale su tutti i fronti, pensiamo sul fronte sportivo, no? Quanto no? Ci sono appunto personal trainer, persone che ci insegnano a fare gli esercizi, ci insegnano una abilità piuttosto che un'altra. E ce ne sono di tutti i tipi e uno cerca sempre un altro, il migliore, no? Certamente se rimaniamo nella metafora sportiva e se io non sono pigro e non ho in qualche modo intenzione di così attivarmi dal punto di vista fisico e degli esercizi, potrò trovare il personal trainer più illuminato e bravo. Resta il fatto che finché non mi metto in moto, finché non attivo, ecco, le mie capacità e il mio fisico, difficilmente riuscirò a ottenere dei risultati, no? Quindi c'è chi magari appunto così guardando persone abili e capaci presuppone, crede di aver fatto tanta strada, in realtà ancora magari è fermo lì sulla sua mattonella. Quindi certamente la condizione necessaria per appunto avviare una sana e efficace, fruttuosa direzione spirituale è proprio quella della docilità da parte del discepolo. Ma appunto più che descrivere le caratteristiche che deve avere un discepolo, comunque chi bussa alla porta della guida spirituale, vediamo quali sono le caratteristiche appunto dell'accompagnatore. La prima, che è quella che abbiamo già detto, sicuramente è quella dell'umiltà, cioè di credere e sapere che non siamo noi ad accompagnare concretamente o comunque totalmente la persona, ma noi siamo lo strumento, quindi lo Spirito Santo che abita in noi e che parla al nostro cuore, che ci sceglie, è lui che come strumenti ci manda e ci invia a qualcun altro, no? Quindi appunto la figura d'Anania ci dà chiaramente la dinamica corretta, no? Cristo per mezzo dello Spirito parla al cuore d'Anania e dice arriverà un certo Saulo dalla via di Damasco, tu accompagnalo, battezzalo e introducilo. Spesso la reazione appunto è proprio quella di non sentirsi all'altezza, di non essere in grado di in qualche modo trovare appunto la propria persona non all'altezza di questo ruolo e questo esprime l'umiltà. Quindi è giusto assumere questo ruolo mantenendo sempre un'umiltà, però anche non svalutandoci, no? Per cui se è il Signore che ci chiama, ci darà le parole giuste per accompagnare la persona. E quindi, ripeto, no? Tanti sono stati chiamati ad essere accompagnatori di persone sante e non per questo, insomma, no? Non hanno trovato il modo e le parole giuste per continuare ad accrescere la loro, potremmo dire, la loro santità. Quindi, nessuno si deve sentire il migliore, nessuno si deve sentire totalmente inadatto. È importante che la guida, l'accompagnatore, senta nell'umiltà del proprio cuore la chiamata appunto ad essere guida. In questo senso, come dicevo, no, citando Francesco di Sales, che scrive a Giovanna di Chantal, esprime anche lui questa umiltà, ma anche questa consapevolezza che è Dio stesso che l'ha scelto come guida per l'anima di Giovanna. Dice lui stesso: quale importanza può avere per voi sapere se mi potete considerare come il vostro direttore quando sapete che la mia anima è in voi e io so che la vostra è in me?
Io so che avete una piena e perfetta fiducia nel mio affetto, di questo non dubito assolutamente. Sappiate anche, ve ne prego, e credete fermamente che io ho una viva e straordinaria volontà di servire il vostro spirito con tutta la capacità delle mie forze. Non saprei spiegarvi la qualità né la grandezza di questo desiderio che sento del vostro servizio spirituale. Ma vi dirò decisamente che io penso che venga da Dio e quindi lo coltiverò con grande amore e ogni giorno lo vedo crescere e dilatarsi visibilmente. Eccomi qui tutto vostro e non pensate più sotto quale nome o in quale misura io lo sia. Dio mi ha dato a voi. Consideratemi come vostro in Lui e chiamatemi come meglio vi piacerà. Questo non ha importanza. Ecco il nostro legame, ecco le nostre catene, e quanto più ci stringeranno, tanto maggior gioia e libertà ci daranno. Nulla è più flessibile, nulla è più tenace che queste catene. Tenetemi dunque molto strettamente legato a voi e non datevi pensiero di saper altro, se non che questo legame non è contrario a nessun altro, sia di voto che di matrimonio. Sotto questo aspetto state perfettamente in pace. Dunque, con queste parole, appunto, Francesco ci dice che è Dio stesso che l'ha scelto come e l'ha affidato, e gli ha affidato l'anima di Giovanna, ma ci dice anche che l'affetto, il legame, e anche appunto il legame che lui esprime con l'immagine delle catene, comunque è un legame flessibile e chiamato alla libertà. Quindi il primo elemento che abbiamo detto deve avere la guida è quello dell'umiltà. Il secondo è quello della cura della propria vita interiore. Quindi non si può essere guida e accompagnatore se prima non si è curati appunto la propria vita spirituale e o non ci si prenda cura della, diciamo appunto, della propria santità. Quindi è evidente che tanto più noi teniamo in conto la nostra vita spirituale e il progresso della nostra vita spirituale, tanto più possiamo in qualche modo essere strumento docile alla volontà di Dio. È difficile trovare un buon padre spirituale, una buona guida spirituale che sul fronte personale sia in qualche modo, se non disastroso, comunque molto così principiante o immaturo. Quindi è evidente che la maturità affettiva, psicologica, intellettuale, spirituale è un elemento che definisce la qualità poi anche dell'accompagnamento. Purtroppo tante volte ci troviamo di fronte, no, a persone, non solo sacerdoti, sappiamo, non l'abbiamo detto, ma no, citando appunto poi i padri del deserto o anche altri esempi, sicuramente la paternità e la maternità spirituale, no, si declina sempre sul piano e maschile e femminile, e quindi sacerdotale certamente, ma anche ci sono tante madri spirituali consacrate e anche non, anche persone laiche che hanno questo dono, che hanno questa chiamata e che svolgono questo ruolo per conto della Chiesa. Quindi tutti potenzialmente possiamo essere guide spirituali, appunto oltre all'umiltà l'altro elemento è una buona vita spirituale e anche una, così, una chiamata da parte della Chiesa. Chi si autoproclama guida spirituale, chi si ritiene appunto il migliore tra le guide e gli accompagnatori, c'è sempre da sospettare, e quindi, come dicevo, a volte troviamo magari persone anche con un buon carisma che vedono che le, altri magari più fragili o in condizioni appunto di ferite li seguono, però sul fronte personale hanno grosse lacune e quindi purtroppo poi fanno anche grandi danni. E il terzo elemento, oltre l'umiltà e la santità personale, è quello di saper stare dentro questa dinamica duplice di amore e di stacco, quindi di grande affetto e legame con la persona che il Signore ci ha affidato, ma anche grande sapienza e maturità
nel non in qualche modo così confondersi o sostituirsi meglio alla coscienza dell'altro o no, in qualche modo incappare in relazioni che poi diventano perniciose, diventano di dipendenza, diventano così appunto difficili da distinguere dove finisce il ruolo della guida e dove magari inizia piuttosto un altro sentimento, un altro affetto. Ecco, in questo senso, amore e distacco, vicinanza e lontananza, saper stare no, alla distanza giusta è davvero un dono da chiedere e anche un'abilità che si acquisisce nel tempo. È evidente che una guida spirituale fredda, distaccata, non empatica, appunto direttiva, che o come può essere, non lo so, un allenatore severo, o come può essere appunto un esattore delle tasse, difficilmente no, potrà essere accostata all'immagine di Gesù come maestro e come guida. Quindi le caratteristiche devono essere l'empatia, l'affetto, la vicinanza, la tenerezza, l'accoglienza, la comprensione, la dolcezza, tutte caratteristiche essenziali. Di contro, queste non devono lasciare il posto appunto al dolciume, alla perniciosità, all'essere mielosi, al volersi in qualche modo sentire compiaciuti, ma anzi, lì dove è necessario e opportuno, porre appunto dei limiti, porre una sana distanza, saper arrivare fino a un certo punto e poi suggerire al nostro in qualche modo diretto di fare lui la sua parte. Questa è l'abilità più difficile da acquisire, credo, quella appunto di saper dosare amore e distacco, vicinanza e lontananza. È evidente che con amore e distacco, no, sembrerebbe che in certi momenti dobbiamo smettere di amare la persona che in genere ci ha affidato, ma non è così, è proprio in nome dell'amore che dobbiamo in qualche modo no, lasciare andare o fare in modo che l'altro sia libero di scegliere la strada che in quel momento è più corrispondente alla sua coscienza, alla sua volontà. Pensiamo l'esempio del giovane ricco dove Gesù no, gli propone di vendere tutto e di seguirlo e avendolo amato, lo fissò e gli disse: una sola cosa ti manca. Il giovane ricco se ne va impaurito e in qualche modo legato ai suoi beni, e Gesù non lo rincorre, non lo minaccia, non gli rinfaccia il fatto che gli ha voltato le spalle, è lì come una buona guida, come un pastore buono. L'altro grande brano biblico di riferimento sulla direzione spirituale, sicuramente tra i tanti, è quello dei discepoli di Emmaus, no? E quindi si potrebbe fare una trattazione solo parlando di come Gesù si accosta a questi discepoli, come si avvicina a loro, come fa lo gnorri all'inizio, quindi fa finta di non sapere, li ascolta e poi dopo averli ascoltati, no? Li risveglia, li richiama alla loro responsabilità al loro cuore, definendoli stolti e tardi di cuore, e poi no, gli fa ardere il cuore con la spiegazione della parola di Dio, e poi entra con loro per spezzare il pane e quando lo riconoscono scompare dalla loro vista, e quindi quel brano sicuramente no, è di riferimento per la direzione spirituale. L'altro, l'ultimo elemento tra i tanti che definisce la qualità di una buona guida è quello del rispetto delle persone, quindi il rispetto legato sempre a questa dinamica appunto di libertà, però appunto veramente no, a volte noi non sappiamo quello che il Signore ha in serbo per quella persona e lì dove ci sembra che il Signore ci illumini o ci suggerisca delle parole, ebbene in qualche modo condividerle e suggerirle. Però c'è sempre un rispetto della persona, quindi che appunto riconosce l'altro come un mistero, come affidato totalmente alle mani di Dio e quindi
A volte veramente, no? Pur se siamo stati affidati a quella persona, pur se fino a quel momento magari l'abbiamo accompagnato con abilità e con, potremmo dire, anche così senza particolari intoppi, ci sono dei momenti in cui non siamo più capaci di distinguere, ci sembra che la persona stia sbagliando, ci sembra appunto di non riconoscere nell'altro qualcosa che noi avremmo fatto. Ecco, sicuramente si può così consegnare all'altro quelle che possono essere le nostre impressioni, dicendo sempre no, mi sembra che possa essere così, percepisco che può essere così, ma rispettando sempre la persona. Ora, un ulteriore e conclusivo elemento appunto che ci può far definire i compiti e il ruolo del padre spirituale è proprio descrivere no, delle caratteristiche. Chi deve essere la guida spirituale? Abbiamo detto deve essere un padre, deve essere un padre, quindi qualcuno che genera alla fede, che appunto genera alla vita, quindi una fecondità legata proprio a questo ruolo, padre o madre. Deve essere un maestro, quindi qualcuno che può saper leggere, essere anche istruito, quindi avere le capacità di saper leggere la realtà. Quindi se sentiamo che il Signore ci chiama a questo ministero, davvero non bisogna mai sentirci arrivati. È sempre opportuno formarci, formarci ancora, leggere, conoscere, apprendere le capacità del colloquio, le capacità dell'accompagnamento, un lavoro personale, l'ascolto di se stessi, no? Anche lo studio dei tanti elementi psicologici che entrano in campo e quindi il transfer, il controtransfer, le dinamiche di rimozione, di proiezione. Sono tutti elementi che ci vengono dalla sfera psicologica e pedagogica, che però sono utilissimi nel campo anche della guida spirituale. E quindi padre, maestro, maestro non saccente, non che sa tutto lui, maestro perché di fatto si forma e impara appunto ad acquisire gli elementi fondamentali. Poi è medico nel senso che è lui che sa curare e quindi che sa stare di fronte alla ferita, al dolore, che sa stare di fronte a qualcosa che gli viene in qualche modo aperto e posto di fronte senza spaventarsi, senza andare nel panico, senza credersi però il salvatore del mondo. Quindi in questo senso davvero l'immagine del medico e anche la similitudine con la professione medica è molto calzante, no? Un medico deve poter riconoscere una ferita, una malattia, dei sintomi, deve poter avere l'umiltà di dire che ha bisogno anche lui di qualcun altro, deve sapere se operare o attendere, se in qualche modo suggerire una cura o un'altra, e quindi davvero anche la guida spirituale è chiamata ad essere medico. Il padre spirituale può e deve essere un buon amico e quindi oltre padre anche amico, e in questo senso appunto Francesco di Sales, Francesco d'Assisi e tanti altri ci insegnano l'amicizia spirituale che non per forza è in alternativa alla paternità spirituale, no? Si può essere padri e madri spirituali di una persona, accompagnarli ma anche nutrire un'amicizia e saper dosare l'una relazione e l'altra, e quindi un buon amico, una buona amica sicuramente, che sa ascoltare, che c'è, e poi appunto potremmo dire un pastore, e quindi in questo senso no, chi a volte è capace di camminare davanti o comunque no, prova a vedere un passo in là cosa può esserci senza sostituirsi al colui che in qualche modo è affidato, ma piuttosto provando a vedere quali possono essere le strade
che l'attenderanno, che gli si presenteranno davanti. E queste appunto sono le caratteristiche: padre, maestro, medico, amico e pastore o appunto guida, come dicevamo. E tanti altri elementi possono essere aggiunti, come condurre un colloquio, come stare dentro una relazione appunto di accompagnamento spirituale. Tanti sono gli scritti, dicevamo, e certamente appunto facciamo tesoro di questo grande ministero che oggi il Papa stesso, anche nella Christus Vivit, riguardo ai giovani e alla dimensione vocazionale, dice essere un ministero fondamentale, quindi non demandiamo e proviamo davvero a formarci dentro questo grande ministero che è l'accompagnamento spirituale, non sentendoci i capi o i padroni delle coscienze degli altri, né sentendoci, potremmo dire, inadatti, su tutti i fronti a fare questo svolgere questo compito. Che il Signore continui a chiamare tanti padri e madri spirituali, che il Signore ci dia l'intelligenza e la possibilità di formarci su questo aspetto.